Sono state inaugurate questa mattina presso il complesso polisportivo universitario di Via Campegna le prime opere realizzate con i fondi per le Universiadi 2019. Pronte le palestre di pallacanestro, pallavolo e di campi da tennis in terra rossa. Inaugurato anche il campo pratica da golf che riaprirà a partire dal 3 novembre. La cerimonia con i rappresentanti degli Atenei napoletani, i presidenti della Regione Vincenzo De Luca e dell'Agenzia Regionale Universiadi Raimondo Pasquino, il presidente del CUS Elio Cosentino e l'assessore allo sport del comune Ciro Borriello. C'è l'ottimismo del lavoro, nel senso che noi siamo convinti di riuscire in questa manifestazione, ci giochiamo tutto, l'Italia, rappresentiamo la nazione, la Campania, insomma Napoli, è tutto un tema sul quale non si può assolutamente fallire. Adesso c'è bisogno, insomma, di avere anche un aiuto da parte del governo con la determinazione di una norma ad hoc che può aiutarci soprattutto a ridurre quella tempistica, quella burocrazia che a volte rallenta e molto spesso rallenta dei processi buoni come quelli che stiamo mettendo in campo per le università. Quindi c'è questo ottimismo, ma c'è soprattutto, come dicevo prima, l'ottimismo di chi sta già lavorando da un po' di tempo e che ha già messo in piedi i progetti, ha già individuato quali sono le opere da fare, ha già individuato tutte quelle operazioni che dovranno essere fatte per mettere a posto l'impiantistica. Dice bene il Presidente Luca, noi non facciamo grandi opere, ma mettiamo a posto un'impiantistica che esiste e che oggi, come dire, data insomma la vetustà, ha bisogno di essere messa a posto e soprattutto efficientata.